Partito. Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Se mi vedete sono nella finestrella Enrico Orbelli e sono il direttore della scuola. Intanto saluto Beatrice Magni che non conoscevo e finalmente la vedo, finalmente la vedo. E sono molto affascinato da questa lezione che sembra un po' sembra di entrare nel filone horror, ci vorrebbe Dario Argento, la paura, ecco, libera dalla paura. Ecco, non è Dario Argento la professoressa Magni e quindi possiamo andare sul sicuro. Io ho però qualche cosa da dire prima della lezione che riguarda intanto il discorso delle presenze. Questa è la 17ª lezione, ma in effetti noi di presenze già ne abbiamo prese 18, perché vi dovete ricordare che tempo fa eravamo al 24 marzo, era il compleanno, Genetliaco, l'anniversario della nascita di Luigi Einaudi, faceva una lezione che valse anche come presenza. E la stessa cosa avverrà quando abbiamo finito il corso. Ci sarà ancora una per i ritardatari, esattamente venerdì. No, scusate, eccolo qua, me lo stavo perdendo. Giovedì 5 maggio avremo già bello che finito, ma facciamo ancora una lezione, non una lezione, la presentazione di un libro con Anna Maria Amato, con Gaetano Pecora. Il libro di Pietro Pulito, che è un nostro amico del Centro Gobetti di Torino. Ebbene, con quel libro possiamo avere una lezione in più. Quindi le lezioni non sono 21, ma quelle che danno diritto alla presenza sono 23. Ma vedo dal numero di quanti si sono collegati, siamo appena in 34, avevamo una media di 70, ma a colpi di 70, anche se uno non ne seguiva tutte, ma a 14 vedo che sono arrivati, abbiamo controllato proprio l'elenco, mi sembra che su 156 sono quasi un centinaio quelli che ad oggi già hanno superato la barriera delle 14 presenze. Io quello che volevo dirvi era per quanto riguardava invece le tesine di cui avete già ricevuto tutti. Quest'anno non tante tracce, ma una traccia unica. In pratica, vi diciamo, scegliete un autore e dategli un'interpretazione, quello che funzionerebbe oggi, quello che ormai è obsoleto. Insomma, potete dire quello che volete. Intanto, la maggior parte di quelli che abbiamo trattato sono morti, nessuno vi viene a tirare i piedi, le calze nel letto. Quindi potete dire quello che volete di questi autori, nessuno si offende. Peraltro, ho ricevuto un paio di domande come ci dobbiamo comportare, ma una è quella più importante. Non mi ricordo il nome, ma mi ricordo perfettamente che era una ragazza di Latina e iscritta alla Terza Università di Roma, quindi immagino che sia una allieva della professoressa Modugno che abbiamo avuto come docente la lezione passata. Ebbene, diceva, ma io posso mettermi in coppia con un altro? Ebbene sì, si può. Lì per lì mi era apparso una domanda, oh, non si fa. No, no, invece non solo si fa, ma l'abbiamo già fatto, è vero che abbiamo una lunga esperienza, ma in tempi un po' remoti era quasi un'abitudine che due amici si mettevano insieme e facevano la tesina. Sembrava quelle accoppiate dei carabinieri, uno sa leggere e l'altro sa scrivere, comunque funzionava. L'unica cosa è che il premio, se riescono a conquistarlo, lo devono dividere in due. Ecco, questo sia chiaro. Mentre invece singolarmente devono avere ognuno le famose 14 presenze. Nessuno dei due deve avere compiuto 30 anni prima del giorno in cui abbiamo inaugurato il corso e così via. Cioè, le regole singole si applicano anche quando si gioca in coppia. Altro da dirvi è che avete ricevuto, immagino tutti quanti, non solo quello, ma anche l'elenco delle borse di studio, tutte confermate, sono 10. Vi abbiamo anche scritto alcune raccomandazioni. Vorremmo avere da tutti voi, quelli che concorrono, il codice fiscale. Attenzione, il codice fiscale non vuol dire che poi pagherete le tasse, perché le nostre non sono borse di studio, ma sono borse premio. Invece le borse di studio, sapete che vengono considerate un'entrata e quindi vengono sottoposte a trattamento fiscale. Nel nostro caso no, però la maggior parte degli enti che hanno dato i soldi per fare questo montepremi, ebbene, vogliono sapere perfettamente chi è quello che si piglia il denaro. E quindi serve quello, ma serve anche un'altra cosa che vi abbiamo messo sottolineando nell'ultima lettera.
Come premio aggiuntivo, quest'anno ci sono quattro presenze al Matera Libera Forum che si svolgerà il 10 e l'11 di giugno appunto a Matera. Ma poiché noi la premiazione la facciamo tre, allora non è che a quel punto uno deve sapere che allora noi vogliamo sapere in anticipo chi è che è disponibile ad andare a Matera e chi no, perché dato che cominciamo da quello che ha avuto il primo premio, e se quello del primo premio dice io a Matera non ci voglio andare, quello del secondo premio non posso perché ho un esame, quello del terzo premio quel giorno si sposa mia zia, allora non saranno i primi quattro, saranno i secondi quattro, quindi dobbiamo saperlo in anticipo in maniera che noi possiamo già prenotare l'albergo, il piccolo albergo. Se volete anche saperlo, si va a mangiare nella taverna lucana. Pare che si mangi bene perché mio figlio e famiglia sono andati a fare una gita nei giorni scorsi, telefonando all'ora di cena, diceva: Ma dove sei? Alla taverna lucana. Ma come si mangia? Perché ci andremo pure noi. Pare che si mangi bene, quindi se non altro mangeremo bene a Matera. Ultima cosa è appunto l'elenco dei premi. Il primo è quello intitolato a Giuseppe Alessandrini. Voi sapete chi è ormai perché era venuto il nipote a raccontarci tutta la storia di Peppino, che fu appunto il primo finanziatore della scuola. Ma risaliamo alla notte dei tempi, quando nessuno di voi era nato, ma probabilmente non era nato neanche vostro padre. Allora, accanto a questo abbiamo tutti gli altri, arrivando agli ultimi, non ultimi come. Ma perché sono quelli che ci hanno permesso di spezzarle le borse, e per esempio siete presenti fisicamente, la professoressa Magni adesso è seduta al centro Einaudi di Torino, ebbene le due borse da 500 euro sono diventate tre, nel senso non che sono lievitate, ma una sarà da 500 e le ultime, quindi il premio di consolazione, diciamo, sarà di 250 euro l'uno, quindi saranno due da 250, uno da 500, l'altro da 500, insomma dal primo all'ultimo sono 10 premi. Speriamo di rientrarci. Diciamo speriamo perché non si sa mai quanti sono quelli che vincono, perché l'anno scorso c'era stata molto divertente che c'erano più premi che non vincitori, quindi anzi abbiamo dovuto affettare dei soldi e darli in aggiunta perché sennò ci rimanevano sul groppone. In quella maniera abbiamo accontentato, fatto felice molte persone, ma quest'anno a giudicare dalle telefonate che sono arrivate, credo che invece non saranno 10, saranno un po' di più. Quindi ragazzi, forza e coraggio, ragazzi e ragazze, anche singole o in accoppiata, come avete sentito. Bene, questo era quello che vi volevo aggiungere a quanto già disse. La scorsa lezione Saro Freni nel presentare la tesina che secondo il calendario doveva essere appunto presentata data oggi. Siamo riusciti ad anticiparla di 3-4 giorni, speriamo che siano stati messi a frutto. Bene, siamo adesso alla lezione, quella che dicevo, il liberalismo horror con l'H davanti, ecco, il liberalismo della paura di Jadis Marc. Ebbene, ce ne parlerà la professoressa Beatrice Magni. Ecco qua, squillano i telefoni quando non devono squillare. E io allora vi abbandono, visto che qui squillano i telefoni, vi abbandono alla professoressa, la quale è torinese lei, vero professoressa? No, sono milanese, ma felicemente a Torino da 4 anni. Ah, ecco, no, no, perché Sì, ho visto che lei insegna a insegno a Milano, Milano. allora immaginavo che fosse una torinese che lavora all'estero. No, e invece no. No, sono una milanese espatriata. È una milanese spagnola. Anche i milanesi emigrano, Sì, vero? Ecco, meno male. felicemente. Dice sì. Pensi che io sono piemontese, anche se non sembra, quindi anche i piemontesi emigrano, sicuro. Ecco, quindi siamo tutti emigrati, Va tutti bene. migranti, tutti migranti. Bene, andiamo però nel tema del liberalismo della paura, che è una cosa che mi attira molto per il fatto che tra le libertà negative c'è quella liberi dalla paura, che mi pare che è una cosa che. Possiamo dirlo, è di palpitante attualità pensare che c'è gente che si vede terrorizzata. Ecco, non eravamo abituati a quelle immagini. Ebbene, anche quella è una delle libertà che vanno conquistate, la possibilità di non essere più impauriti. Bene, adesso la sto tirando le lunghe, mentre invece lascio la parola decisamente a Beatrice Magni, ringraziandola per aver partecipato.
a questa 118esima edizione della Scuola del Liberalismo. Grazie, professoressa. Grazie, grazie professor Morbelli, sono molto contenta di essere qua. E sì, in effetti io ho fatto questa scelta su Judith Sklar in tempi non sospetti e però devo dire, contenta di averla fatta, anche se non avrei voluto essere, che Sklar in qualche modo fosse così legata alla nostra attualità. Ad ogni modo, poiché Judith Sklar non è così nota, cercherò come dire, di affrontare il liberalismo della paura, passando però prima un po', dall'analisi della sua autrice. Esistono autori e autrici del pensiero filosofico e politico che sembrano destinati a occupare una posizione relativamente marginale nel dibattito contemporaneo, sia perché non sono immediatamente catalogabili, quindi non sono gli autori cosiddetti non sistematici, sia perché non hanno dato vita a scuole, seguiti, dibattiti e via dicendo. Tuttavia, ci sono questo genere di pensatori, cioè questi pensatori o pensatrici relativamente ai margini, a un certo punto, in qualche modo, ed è questo il caso di Sklar, riaffiorano, riemergono, in tempi diversi, in condizioni diverse rispetto a quelle in cui hanno operato. Molto spesso, infatti, e nel caso di Sklar, questo è particolarmente vero perché Sklar morì ancora relativamente giovane. Riemergono in tempi diversi rispetto alla loro riflessione e però appunto riemergono in modi che hanno veramente dello straordinario rispetto alla coincidenza di questa riemersione. Sklar appartiene alla categoria di cui sto parlando. Vi dico due parole sulla sua vita perché non tanto perché sia interessante la biografia di un autore o di un'autrice, ma in questo caso è interessante perché è strettamente legata alla sua produzione e soprattutto alle categorie del suo pensiero. Sklar nasce a Riga, in Lettonia, nel 1929 da genitori ebrei tedeschi e nel 1938 la famiglia decide di fuggire dalla Lettonia. E passa, approda dapprima in Svezia, poi in Giappone, poi in Canada, poi a Seattle e si stabilisce da ultimo a Montreal. Ashklar, come dice in uno scritto che si chiama A Life of Learning, che è uno dei suoi ultimi scritti che trovate in libero accesso su internet, Ashklar da tutto questo. Queste avventure, da tutto questo passaggio, da tutto questo fuggire, perché di fatto Sklar è una rifugiata, è quella che oggi chiamerebbe una profuga. Da tutte queste avventure, Sklar è curioso perché dice che le rimasero due cose: le rimase una certa qual gusto particolare per lo humor nero e anche una certa inclinazione per lo scetticismo, laddove con scetticismo deve essere inteso e tutti i suoi scritti sono scritti in questo senso scettici, nel senso che sono scritti in cui c'è un costante esercizio del dubbio e c'è una costante sospensione del giudizio. L'atteggiamento di Sklar nei confronti della teoria politica, che fu la sua occupazione, perché Sklar arrivò a Harvard nel 1951 e da Harvard non se ne andò mai. Tutti i suoi scritti sono scritti intrisi di diffidenza e il liberalismo della paura, che è semplicemente in fondo un articolo che Sklar scrisse, ma che è ciò su cui io vorrei portare poi l'attenzione, sono l'esempio di questo esercizio scettico, direi così, quindi l'esercizio del dubbio. In questo come dire, rende molto onore a una dei compiti della filosofia, che è quello di essere sempre, appunto, piuttosto diffidenti rispetto alle pratiche della realtà. Come vi dicevo, nel 1951 Sklar arriva come graduate student, quindi come coloro che ci stanno ascoltando, a Harvard e lì rimase per sempre.
Non fu mai molto generosa nei confronti degli abitanti di Harvard, non fu mai molto generosa nei confronti degli studenti, nei confronti delle donne di Harvard, fu sempre piuttosto critica rispetto ad alcune, come dire, costumi, abitudini, però fu sempre anche molto, come dire, attenta a difendere l'università. E ultima nota biografica, dal 1989 al 1992, che è l'anno della sua morte, quindi morì a 63 anni, quindi ripeto, relativamente giovane, giovani direi oggi, dati i nostri comunicati standard, fu anche presidentessa della American Political Science Association. Quindi, insomma, riuscì a raggiungere in un contesto come quello anglosassone, quindi insomma tipicamente maschile, anche posizioni di rilievo. Vi ho detto che la biografia in alcuni casi e per alcune persone conta, e nel caso di Clark conta, perché già da queste poche note biografiche possiamo notare, possiamo già, diciamo così, estrarre alcuni punti cardinali. Quattro punti cardinali del lavoro di Clark sono già in qualche modo dentro la sua biografia. E sono la storia, e quindi quanto conta la storia, il concetto di ingiustizia, e sottolineo ingiustizia, e poi vedremo perché lo sottolineo, l'elemento della paura e la figura del profugo. Questi sono i punti cardinali di Sklar e del suo lavoro. Quindi, Sklar fondamentalmente è di fronte. Per un verso è una studiosa della teoria politica, Harvard, scienza politica, cattedra fissa, ruoli istituzionali, introspezione, una docente apprezzata da tutti, studenti, colleghi. Questa fu Sklar, ma Sklar fu anche una rifugiata e quindi una profuga che riuscì a raggiungere livelli altissimi nel sistema americano, competitivo, conservatore. Devota alla causa universitaria, devota agli Stati Uniti che, pur non essendo la sua patria, in tutti i suoi scritti definì sempre our country. Non fu una femminista, e in generale non è possibile associare Sklar ad alcuno degli ismi cui siamo soliti associare autori e autrici quando abbiamo bisogno in qualche modo di sistematizzarli, appunto. Lei non era sistematica e proprio probabilmente la sua biografia, come peraltro la biografia di altri autori famosi, autrici famosi che restarono apolidi a lungo, e mi riferisco per esempio al caso di Hannah Arendt, ecco, Sklar, l'esperienza biografica di Sklar la rese sempre in qualche modo restia a sottoscrivere, entrare, unirsi a qualsiasi, come chiamava lei, sistema di credenze collettive. Quindi fondamentalmente, in una parola, Judith Sklar riuscì per tutta la sua vita a restare una pensatrice autonoma. In questo dicevo molto simile ad Arendt, quindi una pensatrice anche molto pacificata con il suo passato, molto in equilibrio, e lo si legge nella sua produzione. Gli elementi e le figure centrali del pensiero, oltre a quei punti cardinali di cui vi dicevo, sono quindi l'elemento della crudeltà, l'elemento dell'ingiustizia, e il suo. Non ha scritto moltissimo Sklar, però la sua riflessione in qualche modo è condensata in alcuni testi, dei quali vi ricordo solo i tre più importanti. Nel 64 scrive un testo che si intitola Legalism, Law, Morals and Political Trials, e negli anni 80, per la precisione nell'84 e nel 90, scrive, pubblica altri due testi che invece ricordo perché in qualche modo sono collegati al concetto e alla teoria del liberalismo della paura di cui parlerò a breve. Il primo, ve lo faccio vedere perché l'ho portato, sono stati anche tradotti in italiano. Nell'84 scrive questo Ordinary Vices, Vizi Comuni, tradotto in italiano,
Dove affronta, non, sì, non si vede, non si vede molto in effetti, non si vede, mo non si vede molto, però non, non importa, non importa. Sì, ah, ok, ve lo faccio vedere così. Facciamo così, magari sta staccando Sì. questo. Fotocamera disattivata. Via, via. Ah, ecco, così siamo più, così mi, ahimè per voi mi vedete anche più da vicino. Allora, nell'84 scrive questo Ordinary Vices che è strategico ed è importante. Questi due testi di cui vi sto per parlare, sto per fare cenno, sono, come dire, propedeutici per capire il liberalismo della paura di Sklar. In Ordinary Vices, Vizi comuni, Sklar affronta il tema del ruolo politico dei vizi. Nel 90, e cioè a 2 anni dalla sua scomparsa, Sklar scrive un altro, pubblica un altro testo fondamentale che si intitola The Faces of Injustice, e quindi I volti dell'ingiustizia, che in qualche modo, se dovessimo usare un termine un po' sloganistico, potremmo dire che è l'anti-Rawls. Rawls pubblica nel 71 Una teoria della giustizia, Sklar pubblica quello che potrebbe essere considerato come un tentativo di elaborare una teoria della ingiustizia. E poi vedremo perché è importante sottolineare che si tratta di una teoria della ingiustizia. La riflessione di Sklar è una riflessione proprio per i dati finora, come dire, emersi, specificamente anti-utopica. La teoria politica che fa Sklar, la filosofia politica che fa Sklar, o che cerca in qualche modo di argomentare, non è una filosofia politica che cerca di ricostruire come fa la filosofia politica intesa in senso classico, le condizioni di realizzazione del bene, ma è una filosofia politica che si concentra sulla necessità di minimizzare le conseguenze del male pubblico. E il male sommo, il peggior male pubblico per Judith Sklar, è la crudeltà, il vizio peggiore, il vizio per eccellenza pubblico è per Sklar la crudeltà. A questo che tutto sommato è un tema abbastanza tipico del pensiero liberale, classico, quindi il tema della crudeltà intesa come danno pubblico, Sklar aggiunge un tassello osservando che è vero, la crudeltà è una caratteristica della natura umana e non è necessario ricordare, diciamo così, altri più autorevoli padri fondatori rispetto alla necessità del male in politica, come per esempio Machiavelli. Cosa aggiunge a questo elemento classico della riflessione liberale sulla crudeltà Sklar? Sklar aggiunge questo. È vero, la crudeltà è una caratteristica della natura umana, ma attenzione, dice Sklar, proprio in quanto tale, la crudeltà è una caratteristica anche delle istituzioni, degli apparati dello Stato, in quanto costituiti da uomini, da individui. Per avvicinarci a quello che dà il titolo a questo mio intervento, il liberalismo della paura, cercherò, appunto, bisogna in qualche modo affrontare il tema, quindi parlare, cercare di definire una cornice intorno a questo concetto, al concetto di paura. Il tentativo di Sklar, nella fattispecie, è quello di fare una revisione critica del liberalismo e in particolare dell'impegno universalistico del liberalismo. E per fare questo, Sklar decide prima di comprendere il ruolo che la paura può esercitare nella costruzione di una teoria politica ispirata ai principi del liberalismo. E sotto questo profilo sarebbe anche interessante, penso, esaminare
fare una sorta di fare la storia delle istituzioni politiche a partire dalla preminenza o meno del ruolo assegnato alla paura. Questo potrebbe essere un esercizio interessante per diciamo così, allenare le nostre menti. E Judith Clark, quindi, dopo Hobbes, ma in modo molto diverso rispetto a Hobbes, considera la paura come una componente essenziale nella teorizzazione e nella costruzione dei sistemi politici. Schlar quindi invita da un lato a considerare la paura, e adesso vedremo come, dall'altro, vi dicevo, la storia è uno dei punti cardinali di Schlar, per questo il suo liberalismo è antiutopico. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che Schlar, e in questo si avvicina ad una forma anche di realismo politico in qualche modo, l'invito di Schlar è anche l'invito a non considerare la dimensione storica, come spesso temo purtroppo faccia chi fa filosofia politica, chi fa teoria politica, comunque non considerare la dimensione storica come secondaria nel processo di elaborazione della politica. Fermiamoci un secondo sulla questione della paura. Che la paura abbia svolto un ruolo preminente nella definizione delle istituzioni politiche è un fatto difficilmente contestabile. La paura offre una delle possibili risposte alla tipica domanda sull'obbligo politico, no? Cioè, perché devo obbedire? Perché c'è lo Stato? Perché esiste lo Stato? E in questo caso il riferimento principale è naturalmente Hobbes, perché per Hobbes la paura è ciò che motiva gli esseri umani all'accordo e al superamento dello stato di natura. Non vi dico cose che naturalmente già conoscete, ma la differenza tra Hobbes e Schlar è la seguente. Nella riflessione politica hobbesiana, la paura è un tema ricorrente, fondamentale, sotto un duplice aspetto. Per un verso, la paura fornisce una motivazione di carattere prudenziale all'accordo tra le parti, no? Le parti si accordano onde essere in qualche modo sopraffatte, onde evitare il rischio di morte, perché vi ricordo l'uguaglianza di cui parla Hobbes, l'uguaglianza dello stato di natura hobbesiana è un'uguaglianza nel senso che tutti gli uomini nello stato di natura di Hobbes sono uguali nella loro capacità di dare la morte all'altro. Quindi, per un lato, la paura in Hobbes fornisce una ragione di carattere prudenziale all'accordo, garantisce che si passi all'accordo. Per un altro, la paura rappresenta in Hobbes quello che di solito viene definito come un collante sociale, no? Qualcosa che nella soluzione hobbesiana consente al Leviatano di esercitare poi il potere, che è un potere pressoché assoluto, sui sudditi, mantenendo in qualche modo coesa la società. Vi ricordate, c'è questa la copertina del Leviatano molto bella, no? In cui c'è questa figura biblica fatta, il cui vestito è fatto di individui visti di schiena che vanno verso la testa del Leviatano. Anche in Montesquieu, un altro autore classico della teoria politica, è presente la paura, e non è un caso che uno dei pochi testi che Schlar scrisse al di fuori di quelli che vi ho citato è dedicato a Montesquieu, ed è un testo bellissimo, è uno di quelli che io suggerisco di più a chi volesse affrontare il pensiero di Montesquieu, perché in Montesquieu la paura è presente come principio l'analisi che fa Judith Schlar dell'opera di Montesquieu è l'analisi delle caratteristiche principali di un sistema dispotico, quindi Hobbes e Montesquieu. Judith Schlar ha però uno scopo nell'avanzare la sua riflessione e nell'esaminare il principio della paura in ambito politico. Lo scopo di Schlar è comprendere in che modo il liberalismo possa intervenire e interagire con la paura. Per comprendere questo, Schlar adotta una prospettiva completamente diversa, inedita rispetto a quelle che fino adesso, in questi pochi minuti, ho indagato.
La prospettiva che adotta Sklar è quella della osservazione. Sklar decide di osservare la realtà da una diversa angolatura, decide, sostiene la necessità di porsi dalla parte delle vittime, dalla parte di coloro che sono ai margini della società, dalla parte di coloro che sono senza potere, dei deboli, chiamateli, li possiamo chiamare in questi modi. Allora, adesso io non so quanto tempo avrò, però a un certo punto mi permetto per ora di aprire anche delle piccole parentesi. La parentesi che apro adesso è rispetto a questo, cioè rispetto all'elemento della paura, rispetto al scopo che ha Sklar di far interagire il liberalismo con la paura e alla prospettiva da cui Sklar guarda alla politica, cioè la prospettiva, come direbbe Rawls, di coloro che stanno peggio, che si trovano nella situazione peggiore. La parentesi che apro è una parentesi che ha a che vedere con la rilevanza storica della paura nel contesto liberale. Perché? Perché penso che si possa anche parlare, se guardiamo bene la storia del liberalismo come riflessione teorico-filosofica, credo che si possa parlare di una sorta di storica resistenza proprio del liberalismo ad attribuire una funzione politicamente rilevante alle passioni. In generale, il liberalismo ha sempre tentato di razionalizzare i comportamenti e le decisioni individuali, raffreddare, no? Neutralizzare, rendere neutri le emozioni, la tipica distinzione tra spazio pubblico e spazio privato. L'idea di base del modello politico liberale può essere in qualche modo raffigurato come la delimitazione di un territorio neutrale, utile alla discussione, alla risoluzione dei problemi, all'esplicitazione del pluralismo, eccetera, eccetera. E non è un caso che infatti oggi il liberalismo sia un po' in difficoltà con alcune questioni. In alcuni territori il liberalismo non si muove molto bene, per esempio nel territorio che ha a che vedere con questo concetto che oggi è un po' onnipresente e peraltro anche molto abusato come il concetto di vulnerabilità. Il liberalismo non è tanto a suo agio con i soggetti vulnerabili, è molto più a suo agio con i soggetti, come dire, razionali, con i soggetti che mantengono la loro capacità di agency, un po' meno a suo agio con la vulnerabilità. Chiusa parentesi, Sklar invece decide di stare su questo territorio, su questo terreno. E la tesi che intende sostenere considera il tema della paura come politicamente saliente nel contesto della teoria liberale. Liberalismo della paura, vi dicevo, deriva dal titolo di un saggio che Sklar pubblica nel 1989, peraltro data anch'essa, a volte le coincidenze storiche sono veramente pazzesche. Pubblica questo saggio nell'89 in un volume collettaneo che si intitola Liberalism and the Moral Life. È uno dei tanti saggi. E in questo saggio Sklar presenta una teoria che reinterpreta alcuni concetti chiave del liberalismo. Quindi in qualche modo la sua intenzione è quella di rivederlo, di riscriverlo, di rivisitarlo. E che cosa si intende però esattamente con questa espressione, liberalismo della paura? Per capire le ragioni e l'argomento di Sklar, conviene attraversare due diverse tipologie che caratterizzano il pensiero liberale, che Sklar stessa distingue in questo saggio in un liberalismo dei diritti naturali, alla Locke, e un liberalismo dello sviluppo personale, quindi liberalismo dei diritti naturali, Locke, liberalismo del flourishing, si dice oggi, no? Dello sviluppo personale, che trova espressione invece nella riflessione di John Stuart Mill. Il primo modello, diritti naturali, Locke, pone come obiettivo principale la costruzione di tutte le garanzie giuridiche utili a proteggere gli individui nello spazio pubblico, per cui il liberalismo è ciò che ci rende sicuri nello spazio pubblico della politica, laddove nello spazio privato c'è libertà.
Il secondo modello, il modello milliano, muove dalla considerazione secondo cui la libertà è un bene necessario per la crescita, per l'autopromozione, per la autodeterminazione degli individui. Questa è quella che il professor Mobei inizialmente diceva, traducendo la distinzione classica tra libertà negativa e libertà positiva. Quindi, Sklar dice in questo saggio, nell'introduzione del saggio Liberalismo nella paura, parla di questi due modelli. Parla di questi due modelli, ma non è questo che interessa a Sklar. A Sklar non interessa questa distinzione, non le interessa indagare qualcosa che è già stato indagato da ben altri autorevoli autori. Pensiamo appunto a colui che ha dato origine a questa distinzione, quindi a Berlin, Isaiah Berlin. Quello che interessa a Sklar nel far emergere questi due modelli è far notare come in entrambi questi modelli si possa rilevare una mancanza di memoria storica, come dice Sklar. Esiste, c'è una mancanza di memoria storica che caratterizza entrambi i modelli. Una mancanza di memoria che si rivela nell'incapacità di osservare con attenzione il contesto storico, cogliendone tutte le contraddizioni, le continue violenze, dice Sklar, 1989, perpetrate da alcuni governi ai danni di coloro che sono più deboli, dei senza potere, di coloro che stanno peggio o di coloro che non hanno sufficiente potere contrattuale. E quindi l'unica libertà tra la libertà positiva e la libertà negativa, la libertà che per Sklar sarebbe auspicabile garantire, è la libertà dagli abusi del potere e dalle intimidazioni di coloro che sono senza difesa. Vi leggo giusto, mi permetto di forse prendere. Ecco, la teoria politica, scrive Sklar, è consapevole in ogni momento di essere parte di un continuum storico e che uno dei suoi compiti è quello di unire il passato al presente, riflettendo sul governare e sull'essere governati. Se non sapessimo che è di Sklar, potremmo dire che è di Machiavelli questa citazione. Io insisto perché non è così scontato che la teoria politica, che la filosofia si preoccupi così tanto di collocarsi dentro alla storia, di stare attaccata alla contingenza. Ecco, Sklar e con il suo liberalismo della paura invita innanzitutto a stare dentro al momento storico che vivono le persone, i popoli. Quindi il liberalismo della paura è essenzialmente una teoria politica che trae la sua forza dall'appello, da un appello alla priorità del male, piuttosto che alla promessa di un bene politico, di un ordine, di un bene morale. Questo significa che l'interesse principale del modello di Sklar, del modello del liberalismo della paura, è la ricerca di garanzie adeguate a proteggere tutti coloro che, per ragioni non sempre ascrivibili a responsabilità soggettive, si trovano a vivere ai margini della società. E capite anche perché ho insistito sulla sua biografia. Attenzione, perché la concezione di Sklar, una simile concezione, non si rivolge soltanto ai cosiddetti ultimi, a coloro che stanno peggio. Alla radice del liberalismo della paura c'è l'obiettivo di annullare ogni forma di coercizione e di dominio che condizioni l'agire di ciascun individuo in quanto cittadino. Quindi il liberalismo politico ha un valore universalistico nel senso che non ha come direzione, non vuole parlare a un principe, non vuole parlare a un popolo, non vuole parlare a una cittadinanza informata, non vuole parlare ai giudici della Corte Costituzionale, con cui invece pare sempre voglia parlare John Rawls,
non vuole parlare con il legislatore democratico, non vuole parlare con i decisori pubblici. Il liberalismo della paura di Sklar intende parlare a chiunque. E cito Sklar, il liberalismo della paura deve essere il promemoria del fatto che vi è una realtà politica là fuori, che nulla è al sicuro una volta per tutte e che il lavoro della riflessione liberale non ha mai fine. Quindi, e devo dire che il fatto che nulla sia al sicuro una volta per tutte è qualcosa che in questo momento noi sentiamo come particolarmente pressante nelle nostre vite quotidiane. Quindi tutte queste considerazioni, naturalmente voi interrompetemi quando e se lo ritenete opportuno, tutte queste assunzioni presenti in questo breve saggio di Sklar suggeriscono anche qualcosa di importante sul significato che viene attribuito alla paura. Perché la paura, il liberalismo della paura potrebbe, in realtà avrebbe forse potuto intitolarsi, per essere ancora più chiaro, liberalismo dalla paura, ma la paura da cui una istituzione politica per Sklar ha l'obbligo di preservarci è la paura che deriva, attenzione, dalla crudeltà. Ed è per questo che i vizi comuni, cioè i vizi pubblici, quel libro sui vizi pubblici è interessante, perché la crudeltà è il primo tra i vizi comuni. Quindi la paura da cui un'istituzione politica ha l'obbligo di difenderci è quella che deriva dalla crudeltà degli individui, dalla sofferenza inflitta dall'arbitrio, dalla tortura. Attenzione, Sklar sottolinea, tortura talvolta esercitata dagli stessi organi istituzionali. Ed è questo un punto su cui Sklar, secondo me, forse è uno dei punti su cui Sklar si rivela più illuminante, ma anche più, come si dice quando uno anticipa, precorre un po' i tempi, insomma. Sklar è molto chiara sotto questo profilo, dice, è chiaro, è evidente che un minimo di capacità coercitiva debba essere considerata come una prerogativa delle istituzioni pubbliche. Bebere, compagnia cantante. Ma la disponibilità all'esercizio della forza, scrive Sklar, come deterrente alla destabilizzazione delle istituzioni, non deve mai sfociare nella sopraffazione, nell'annientamento delle opposizioni e del dissenso, e è una delle frasi più celebri di Sklar è "We fear a fearful society", noi abbiamo paura, noi temiamo una società di persone che temono. E anche questo penso che sia maledettamente legato alla contingenza, o diciamo così, maledettamente utile per leggere la contingenza. Quindi, la paura della paura, la paura di una società della paura deve essere minimizzata, dice Sklar, deve essere evitata, e qui c'è l'elemento più marcatamente liberale anche forse della sua riflessione, perché essa costituisce un limite alla libertà di autodeterminazione degli individui. E quindi penso che in qualche modo sia ragionevole, sia anche opportuno, sia ragionevole collocare Sklar all'incrocio tra il liberalismo classico, il liberalismo politico e però anche una buona dose, forse proprio per l'importanza e la rilevanza della storia, il realismo politico. E non è un caso che Montesquieu, e non è un caso che il suo riferimento filosofico sia Montaigne. Soprattutto i saggi, nei saggi di Montaigne ci sono pagine e pagine su questa idea di crudeltà. E quindi è molto, in qualche modo è molto ordinato l'argomento di Sklar, che vede come relazione politica fondamentale la relazione tra forti e deboli, tra i più e i grandi, potremmo anche dire, senza far troppo, come dire, senza forzare troppo un'interpretazione. Un vocabolario machiavelliano per descrivere l'argomento di Sklar. E quindi la relazione fondamentale per Sklar è la relazione tra chi detiene il potere e tra chi non lo detiene, potere politico. Specularmente, vi dicevo, la paura impedisce agli individui di compiere scelte libere e consapevoli,
nodo centrale della teoria politica di Sklar, specularmente la crudeltà viene intesa da questo liberalismo della paura come vizio supremo della politica. Salto qualche passaggio. In qualche modo, il liberalismo della paura di Sklar contiene una teoria dei diritti in base alla quale il primo diritto non è il diritto alla vita, non è il diritto alla libertà, ma è il diritto ad essere protetti da questo primo vizio pubblico, che non è la superbia, ma è la crudeltà, come lei spiega in Vizi Comuni. Quindi tutti i diritti per Sklar dovrebbero essere impegnati a proteggere l'individuo dalla crudeltà, che attenzione, è una crudeltà prima di tutto fisica. Non è una crudeltà di tipo morale, non è l'umiliazione morale, è proprio la crudeltà intesa in questo caso sì, in senso hobbesiano, cioè la crudeltà sul corpo delle persone. A Sklar non interessano tanto, vi dicevo in questo testo, Ordinary Vices, a Sklar non interessano tanto i vizi privati della tradizione pagana che sono poi stati raccolti, modificati nel cristianesimo, tradotti in peccati, eccetera, eccetera. Quello che interessa a Sklar sono i vizi laici, pubblici e politici. Sono tutte quelle passioni negative che in qualche modo corrodono governanti, cittadini, repubbliche, così come quindi, e questo è ciò che Sclara introduce e di cui fa cenno nella tradizione religiosa cristiana, i peccati sono dominati da un peccato principale, lo sappiamo, che è, li sovrasta tutte le influenze e agisce, che è il peccato di superbia, no? Il voler essere come Dio. Anche i vizi comuni, dice Sclar, sono presieduti da un vizio principale, che è quello che Sklar, seguendo Montaigne, sceglie di mettere al primo posto, che è la crudeltà. Quindi al primo posto dei vizi comuni c'è la crudeltà. Perché decide Sklar di definire questo supervizio? Perché la crudeltà al primo posto? Perché mettere al primo posto la crudeltà, e anche qua mi sembra che sia un'utile lente per la nostra contingenza più vicina. Mettere al primo posto la crudeltà significava affermare che l'afflizione del dolore fisico e solo secondariamente morale è il male assoluto. E da questa asserzione Sklar deriva una vera e propria teoria politica che si chiama, che è poi condensata nel liberalismo della paura. Quindi per Sklar non è il male morale dell'umiliazione il danno peggiore che si possa infliggere ad un altro essere umano. Pur riconoscendo il profondo disagio, il malessere psichico che ci possa causare l'umiliazione e il dolore morale, Sklar, e ancora una volta la sua biografia ci è utile, non esita a mettere al primo posto la sofferenza fisica e la pena delle vittime, uccise solo perché, dice Sklar, si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Mi avvio a concludere, però mi prendo ancora anche qualche minuto. Che cosa possiamo trattenere da questa proposta di Sklar, di un liberalismo della paura? Chiaramente non è il liberalismo della paura, è più, come dire, il mio consiglio è di considerare il liberalismo della paura di Sklar come un metodo e non come una elaborazione teorica a cui potersi affidare per leggere la realtà. È un metodo. Un po' come il pragmatismo in filosofia. Cosa possiamo trattenere da Sklar? Che cosa possiamo saccheggiare nei suoi testi? Possiamo saccheggiare innanzitutto la possibilità che un liberalismo dalla paura, cioè come dire, un'attenzione istituzionale a liberare individui dalla paura, possa essere una teoria praticabile entro l'orizzonte del liberalismo, no? E quindi in realtà, in qualche modo restituire anche al liberalismo, vi ricordate la vecchia diatriba negli anni 80, negli anni 90, tra comunitaristi e liberali, no? I comunitaristi che accusavano i liberali di essere schizofrenici, l'unencumbered self, di non considerare
le persone in carne e ossa, eccetera, eccetera. Bene, il liberalismo della paura di Sclara ci dice che in realtà la riflessione liberale è molto attenta a queste questioni, quindi non esiste un sé sganciato, non c'è niente di schizofrenico in un liberale. Il liberale è molto attento alle contingenze, alle passioni, alle emozioni. E quindi possiamo in qualche modo aggirare, grazie al liberalismo della paura, le obiezioni classiche al liberalismo, no? Quindi un orizzonte morale è presente anche nel contesto liberale, che non è quindi un contesto così freddo. Dall'altro lato, grazie al liberalismo della paura, in qualche modo noi possiamo costruire, dice Sclar, su un fronte più politico. Il liberalismo della paura introduce criteri diversi attraverso i quali è possibile valutare l'indice di iniquità delle istituzioni politiche. Inoltre, c'è un legame, vi dicevo, piuttosto stretto con una teoria dell'ingiustizia. Anche qui, perché Sclar è, vi dicevo, in qualche modo il testo sui volti dell'ingiustizia può essere considerato un po' il contraltare del modello ideale di teoria della giustizia rawlsiana? Perché in questo testo, nel testo sull'ingiustizia, Sclar dice: attenzione, perché l'ingiustizia non è. Noi siamo abituati a considerare l'ingiustizia come un elemento residuale delle teorie della giustizia, no? Ci sono le teorie della giustizia, ci sono i modelli ideali della giustizia che funzionano molto bene come modelli ideali. Il modello rawlsiano è un modello pazzesco, è un esperimento mentale potentissimo, il velo di ignoranza, la posizione originaria. Il punto è che è un modello ideale. Laddove Sclar dice ciò che noi dobbiamo considerare è l'ingiustizia che abbiamo dietro casa, l'ingiustizia quotidiana, cioè c'è un senso di ingiustizia, l'ingiustizia è qualcosa di molto più percepibile. Lei usa un termine, dice felt injustice, no? L'ingiustizia percepita, come in qualche modo c'è questo, potremmo fare questo paragone un po' azzardato rispetto, diciamo, un paragone meteorologico, no? Ultimamente nelle nostre estati torride c'è una temperatura e poi c'è una temperatura percepita. Noi voglio dire, noi ci sentiamo male rispetto alla temperatura percepita, perché è quello che noi percepiamo che ci fa stare male, non è la temperatura che ci viene data. E la stessa cosa vale per l'ingiustizia, dice Sclar. Cioè, le domande di Sclar sono: cosa succederebbe se tu fossi testimone di un'ingiustizia? Cosa succederebbe se tu fossi spettatore di un'ingiustizia? Come ti comporteresti rispetto ad una ingiustizia che ti capitasse o di cui tu fossi testimone? Quindi vedete come il piano di Sclar si sposta molto, non ha molto a che vedere con il piano rawlsiano della teoria del modello ideale. E quindi il tentativo di Sclar con il liberalismo della paura, con mettere la crudeltà al primo posto e con il sottolineare che l'ingiustizia non deve essere considerata come un elemento residuale di una teoria della giustizia, ma merita una considerazione a sé stante, a parte, in qualche modo il tentativo di Sclar è quello di indagare dentro un sistema liberale e democratico ciò che appunto deve essere considerato ingiusto prima di ciò che deve essere considerato giusto. E per chiudere in qualche modo questa parte, poi tornerò se volete su altri argomenti. Un paio di settimane fa io ho assistito a Milano alla presentazione di due libri molto interessanti che in qualche modo riguardano protagonisti, autori del pensiero liberale, della teoria liberale. Uno di questi, un libro che si intitola Il liberalismo inclusivo di Michele Salvati, e un altro libro invece un po' più, diciamo così,
di taglio più storico di Emanuele Felice, che si intitola La conquista dei diritti. Due libri molto belli, due autori eminenti. Ecco, io penso che però l'invito di Sclar sia quello, come scriveva Sclar, io lo so che il liberalismo della paura non è un liberalismo exhilarating, cioè non è esilarante come proposta quella che faccio, dice Sclar, però io sono profondamente convinta, ed è per questo che ho fatto questa scelta un po' non convenzionale, che prima di poterci permettere di nuovo il lusso di pensare al liberalismo come a un fattore di progresso, come il liberalismo inclusivo di Salvati, il testo di Felice, in qualche modo, come dire, suggeriscono che sia, e se io sono certa che lo sia, lo spirito che caratterizza il saggio sul liberalismo della paura, che appunto non è tanto un liberalismo della speranza e del progresso, ma è un liberalismo che viene prima di quello, l'invito è proprio quello a essere attenti prioritariamente a osservare quali siano i vizi principali da cui guardarsi, crudeltà, perché solo così, suggerisce Sclar, riusciremo a indirizzare i nostri sforzi per diminuire le occasioni in cui la crudeltà può essere esercitata. Io mi fermerei qua. Vedo che ho tante cose ancora da dire, da scrivere, perché le ho scritte, e però vorrei prima avere un vostro feedback, se ci siete ancora o se voi mi volete lanciare i pomodori. Virtualmente si può anche fare, insomma. È uno dei vantaggi della distanza, Esatto, che non manca lo snacchere al pomodoro. Senta, grazie. complimenti perché mi ha aperto uno, non avevo, lo posso dire, non avevo mai sentito parlare del liberalismo della Certo, paura. no, no, assolutamente. Io racconto sempre che ho inventato la scuola di liberalismo perché sono talmente ignorante che ogni tanto scopro delle No, no, cose. ma Ma nemmeno quindi io ne se. avevo mai sentito parlare finché non me ne hanno parlato, per cui. Certo, mi passa la parola. Professoressa, senta, ma a me sembra di essere tornati però proprio all'origine, qui quando si parla della paura, mi sembra di essere all'habeas corpus, che è uno dei punti di partenza del liberalismo. Ecco, quindi, casomai, se adesso spende due parole per raccontare qualche cosa, che se andiamo poi non dico nell'attualità, ma nella quasi attualità, insomma, tutte le accuse fatte a Di Pietro erano quelle che pigliava la gente, la sbatteva in galera e dice: è l'habeas corpus, dove è andata a finire? Ecco, questo era un tema. Ma l'altro che mi è venuto in mente Io parlando di. prendo appunti, eh? Beh, questa è la prima domanda. Ecco, la Sì. seconda, più che altro, è una serie di ricordi, di flash, che cinematografici. Cioè, qui a un certo punto parla, lei ha parlato molto del fatto dei rifugiati, gli stranieri che vanno in un paese. Pensi che c'è stato un momento, siamo ancora nel bianco e nero, che la cinematografia hollywoodiana fece, sfornò una serie abbastanza numerosa di film nei quali in pratica si invitavano gli stranieri, gli immigrati, ad avere fiducia nelle autorità locali. Cioè arrivavano e vedevano un poliziotto, scappavano. La paura della polizia. Allora, questa era una cosa che valeva molto per gli ebrei che arrivavano dalla Mitteleuropa oppure quelli reduci dei pogrom e così via. Adesso sento, appunto, sembra di essere sentire parlare adesso di tutto quello che sta accadendo. Ecco, insomma, sembra di essere in quell'atmosfera. E lì era la polizia zarista, ma era la polizia italiana. E allora c'è stato. Poi dopo, a proposito di film, a proposito di cinematografia, c'è stato un momento in cui all'estero soprattutto e piano piano anche in Italia, fare un film in cui si parla male dei carabinieri e della polizia non è più un reato di lesa maestà. Cioè Serpico ci ha insegnato che la corruzione della polizia americana superava quella dei cattivi dei film. Bene, e oltre a quello, se noi andiamo nella cronaca italiana, vediamo negli ultimi anni quante cose sono successe, quante denunce si sono avute e quante condanne ci sono state anche nei confronti di quelli che dovrebbero essere i nostri protettori. Quindi ecco la paura, cioè come io mi affido a lui e poi lui mi frega. Quindi le domande sono due. Uno, l'habeas corpus, e quindi se può raccontarci qualche cosa. Certo. E l'altra è appunto
la delusione nel scoprire che invece quelli a posto di proteggerci sono quelli cattivi e crudeli. Ecco. Anche se per noi crudele è sempre una cosa, mi sembra un po', ecco, giusto appunto da Dario Argento, ma non, uno No. immagina, ecco, immagina quelli che levano le unghie con le pinze, ma non è No, solo. certo, ma non è nemmeno in realtà, come dicevo, la crudeltà a cui pensa Ashkar non è neanche la tortura, perché naturalmente in un contesto, diciamo così, americano, quando si pensa a crudeltà si pensa subito alla tortura. La crudeltà a cui pensa Ashkar è proprio quello a cui faceva riferimento lei, cioè proprio, allora, diciamo così, la mossa più vincente del liberalismo storicamente. E in questo Rawls ha dato anche una mano, è stata quella di porre l'attenzione al fatto che noi, individui in quanto cittadini o anche in quanto non cittadini, dobbiamo poterci sentire al sicuro non tanto nelle nostre case, nel nostro spazio privato, ma in uno spazio pubblico. Cioè è nello spazio pubblico che, e in questo i totalitarismi hanno dato una lezione drammatica, no? È nello spazio pubblico che le persone devono potersi sentire tutelate. Quindi, se io vedo un carabiniere, se io vedo un poliziotto, io devo sentire che io in quel momento ho più possibilità di essere difesa da un abuso. Laddove invece questo no, non sempre capita. E la lezione di Sclar è una lezione in quel senso, naturalmente. Rifacendo a ritroso la storia da profuga di Sclar, la paura che ha chi ha sperimentato un profilo biografico come quello di Sclar, poi naturalmente Sclar è stata, come dice, purtroppo adesso siamo anche nella condizione, spesso adesso si parla, no? Non solo di un tempo si parlava di cittadini serie A, di cittadini serie B, adesso si comincia, ahimè, a parlare di profughi di serie A e di profughi di serie B. Ecco, Sclar, a detta sua, è stata una profuga, una rifugiata di serie A, ma ciò nonostante la sensazione, la percezione di non avere la proprietà di sé, quell'habeas corpus di cui lei mi chiedeva, è molto presente. Sclar non ha avuto la sventura che ha avuto Hannah Arendt di essere per 14 anni apolide. 14 anni apolide vuol dire che tu per 14 anni non sei tutelato da nessuno, non appartieni a nessuno, non hai nulla, non voti, non esisti, politicamente non esisti. Sclar non ha avuto quella sfortuna, Sclar è stata fortunata e l'equilibrio si sente nei suoi scritti, ma non di meno l'attenzione che ha a crudeltà, paura, proprietà di sé, e crudeltà come crudeltà innanzitutto fisica e poi morale è precisamente a questo che fa riferimento, cioè alla mancanza di tutele pubbliche istituzionali, che invece sono quelle che ci fanno andare in giro tranquilli la notte, mi verrebbe dire, da dire. Quindi è un po' questo. E aggiungo un altro elemento all'argomento, agli argomenti che ho messo un po' sul tavolo proposti da Sclar. Rispetto alla questione dell'ingiustizia, Sclar dice che la questione dell'ingiustizia è una questione politicamente saliente perché Sclar dice ciò che dobbiamo temere è l'ingiustizia passiva. Cosa intende Sclar per ingiustizia passiva? Quando lei dice noi ci troviamo di fronte ad azioni ingiuste dal punto di vista passivo ogni volta che ci asteniamo dal compiere interventi che avremmo dovuto in realtà compiere. No? È la vecchia distinzione emiliana tra il danno per azione e il danno per omissione. Cioè io provoco un danno non solo quando faccio qualcosa, ma anche quando mi astengo dal fare qualcosa. Ed è il danno che Mill teme più di tutti. L'ingiustizia passiva di Sclar è la stessa cosa. Cioè io commetto un'ingiustizia non soltanto quando faccio qualcosa di ingiusto, ma quando mi astengo dal fare qualcosa
renderebbe giustizia, per esempio, ad un'altra persona. Quindi l'ingiustizia passiva è quella, è un altro punto cardinale di Sklar. Non so se sono riuscita a rispondere a un po' delle sue suggestioni, spero di sì, insomma. Se ci sono delle Ci domande, sono delle scrivo. domande in chat, sì. Ecco, però se lei le legge perché. Le leggo, sì. Ah, perfetto. Allora, grazie, vabbè. Grazie. Ok, commenti. Volevo chiederle, Sklar ammette la possibilità che esista uno stato di eccezione che giustifichi l'agire pubblico violento o comunque lesivo della morale individuale? Allora, sì, nel senso che Sklar giustifica, diciamo così, un esercizio minimo di violenza. Non parla di stato di eccezione, non può parlare di stato di eccezione, come non può parlare di stato di eccezione nessuno che abbia vissuto come Sklar in uno stato di eccezione. Stato di eccezione per chi ha la carriera biografica di Sklar, di una Sklar o di una Arendt, è qualcosa di immediatamente sospetto. Ed è quello che dicevo prima, cioè quello che cerca di promuovere Sklar anche con il suo argomento del liberalismo della paura è appunto l'eliminazione degli stati di eccezione, cioè noi non dobbiamo considerare la cittadinanza come un privilegio, e quindi appunto eliminare il più possibile gli stati di eccezione. Leggo la successiva. I miei dubbi vanno alla tanto delicata questione della gestione pandemica che, seppur semiminimamente paragonabile alle discriminazioni del passato, a mio avviso ha creato un'involuzione nei rapporti con le minoranze. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo e questa domanda mi dà. Adesso vado a recuperare la domanda. Sì, vado a recuperarla. Rispondo però a questa, se no perdo il punto. Il sottotitolo del testo di Sklar, I volti dell'ingiustizia, è un sottotitolo con un punto di domanda: iniquità o cattiva sorte? Cosa sostiene Sklar? Cosa vuole dire Sklar con questa domanda? Vuole dire che le ingiustizie talvolta capitano, cioè ci sono ingiustizie che non dipendono da noi, che avvengono. Per esempio, Sklar fa l'esempio di un terremoto. Io penso che l'esempio della pandemia sia equiparabile a un terremoto, cioè qualcosa che capita indipendentemente da noi, cioè la contingenza pura, no? Il punto è che il fatto che ci sia cattiva sorte, dice Sklar, non esime dall'individuazione delle responsabilità, perché un conto è appunto. È gestire una pandemia, essere in pandemia in una città del nord Italia, dell'Occidente, con comunque alcuni servizi garantiti. Un conto è gestire una pandemia, trovarsi in una pandemia a Delhi, Nuova Delhi, no? E quindi sicuramente la pandemia è stata anche una sindemia, cioè ha messo in moto anche, amplificandole, delle diseguaglianze che sono diseguaglianze sociali, esattamente come la distinzione che Sklar fa tra ingiustizia o sfortuna. Certo che c'è la sfortuna, certo che c'è una misura di sfortuna che noi non possiamo governare, ma questo non ci esime dall'individuare delle precise responsabilità soggettive. Vado a recuperare la domanda sopra. Voglio fare portavoce della domanda, ma penso che sulle diseguaglianze citasse più che le diseguaglianze di questo tipo tra chi, per esempio, ha accettato la formula del vaccino e chi no, e quindi una minoranza che non accetta una regola e viene discriminata. Ok, io penso che la questione rispetto all'accettare o non accettare il vaccino abbia a che vedere con quelle che, cioè con una legittima necessità di ricevere le corrette informazioni, che molto spesso in qualche modo non arrivano e non sono arrivate. Penso che si ridurrebbe molto il dissenso rispetto a queste questioni,
se si aumentasse in misura inversamente proporzionale l'informazione al cittadino. Questo vale, per esempio, io incontro tanto questa questione in ambito bioetico. Io insegno anche bioetica a Milano e noto che molto spesso c'è una presunzione di ignoranza rivolta al cittadino, per cui al cittadino non vengono date alcune informazioni. No, noi durante la pandemia cosa ricevevamo quotidianamente? Dei dati, dei numeri. Di rado abbiamo. Diciamo così, per essere informati, perfettamente informati, come dicono i filosofi, bisognava veramente andare a cercare le informazioni. Io penso che a volte una maggiore trust, una maggiore fiducia nei confronti dei cittadini servirebbe a diminuire la perplessità che poi divide tra coloro che appunto accettano il vaccino e coloro che non lo fanno. Perché anche quella è una questione di paura. Cioè, che andava considerata, va considerata legittimamente, cioè chi ha paura di fare il vaccino perché poi gli viene il problema cardiaco, non è un pazzo furioso, perché magari in famiglia ha avuto del. E questo però non c'è niente da fare, la paura diminuisce in misura direttamente proporzionale alla nostra maggiore comprensione delle cose. Questo è quello che io penso, rispetto in generale, è un po' trasversale, riguardo i vaccini come riguarda anche altre paure. Ecco. Leggo la domanda che mi Sta sono. rispondendo un po' alla domanda che sta per leggere. Ottima spiegazione. Quali anticorpi potrebbero elaborare le istituzioni al fine di limitare l'effettiva crudeltà con il vizio comune? Faccio soprattutto riferimento ai casi in cui sono le istituzioni stesse a generare un clima di paura a perpetrare il crudele. Certo, la paura è un cavallo di battaglia, assolutamente, qualcosa che trattiene il famoso collante sociale di Hobbes, per cui amplifichiamo la paura, no? La prima cosa che diamo nel TG è bam, il dato dei decessi, insomma, era quello che ci veniva in qualche modo quotidianamente. Quindi io a volte ho avuto proprio la percezione in questi 2 anni che le istituzioni stesse avessero paura. E questo non era un bel segno, in effetti. Non so se mi sono persa qualche altra domanda. Spero di avere in parte risposto a Roberto Tandoi. Se non ho risposto a sufficienza, fatemelo notare. In tema di anticorpi, cioè, Sì. che cosa il pensiero di limitare le crudeltà, in che formula si poteva paragonare? Solitamente il principio liberale del difendersi da un'istituzione che può creare, insomma, un eccesso di potere e costruirle un'altra che la possa controllare, no? Cioè la divisione è. Quindi sostanzialmente l'anticorpo dovrebbe essere quello, un soggetto L'anticorpo dovrebbe controllore. essere quello. E infatti poi vedete tutto torna, perché non è un caso che Schlara si sia rivolta a Montesquieu. Allora, Schlara considera Montesquieu anche qui in 2 modi molto interessanti, perché lo esamina dal punto di vista della riflessione sul sistema dispotico, e tra l'altro analizza un testo che pochi conoscono di Montesquieu, che invece è bellissimo, che serve tantissimo per capire come funziona un sistema dispotico, che è Le lettere persiane. È un romanzo epistolare, sono lettere persiane, in cui Montesquieu descrive il funzionamento di un harem, pensate voi. E Schlara si concentra sulle lettere persiane di Montesquieu per esaminare il funzionamento del sistema dispotico. Poi si rivolge invece, naturalmente, allo spirito delle leggi di Montesquieu, dove Montesquieu sistematizza, lui sì, il sistema della distinzione dei poteri, della rappresentanza politica e delle tutele, appunto, a garanzia di un potere alla Leviatano. Ecco. Quindi sì, fondamentalmente le tutele a cui pensa Schlara contro la paura, contro la crudeltà, sono tutele istituzionali, e in questo è profondamente liberale, cioè noi abbiamo già, come direbbe Michael Walzer, abbiamo già tutto ciò che ci serve, lo dobbiamo reinterpretare e dobbiamo però farlo funzionare in modo responsabile.
Fammelo vedere se per caso. Senta, la domanda non la faccio a lei, la faccio a Salofreni, che sta in un quadratino sopra lei, e sì. Che l'altro giorno ha spiegato appunto la tesi, la traccia della tesina per andare a premio. Ecco, è proprio a Saro, che ormai è dato che l'ha riscritta lui la traccia, volevo dire, con un'autrice come la nostra amica Giuditta, la Giadite, ecco, che cosa, qual è, che aggancio vedresti con l'attualità e come svilupperesti una tesina partendo dal suo pensiero? Bene. Scavalchiamo la professoressa e poi sì, vediamo sì, se io la tanto. No, e poi lei dà il voto adesso. Io mi riposo. Adesso sentiamo come risponde Saro e poi dopo vediamo. Non sarà molto contento Saro. Vabbè. Saro? No, sono contentissimo. Allora, io mi vedrei la cosa in questi termini. Che ruolo potrebbe avere lo Stato, inteso come Stato nazionale, nel combattere la paura oggi? E che ruolo invece potrebbero avere le organizzazioni internazionali? Cioè, si è pensato soprattutto, io faccio riferimento, non so, al manifesto di Ventotene, che lo Stato nazionale aveva questo ruolo ovsiano di proteggere i propri cittadini e prima ancora sudditi dalla paura, dal pericolo, si è rivelato invece in una certa fase della nostra storia del Novecento una delle principali fonti di paura e di pericolo. E si è pensato che attraverso le organizzazioni internazionali invece questa situazione potesse essere in qualche modo attenuata, cosa che peraltro è avvenuta, almeno è avvenuta nel nostro continente. Allora vorrei capire dalla professoressa se a suo avviso la riflessione della nostra autrice possa essere utile per comprendere anche questa dialettica, ecco, tra due forme organizzative che non si autoescludono a vicenda, ovviamente, ma che oggi hanno anche dei momenti di tensione. Lo vediamo, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, lo vediamo oggi in particolare. Grazie. Sì, io penso che quello che ha detto lei, distinguendo, diciamo così, cioè, tra una giustizia nazionale e una giustizia internazionale o transnazionale, sia, come dire, possa essere tranquillamente tradotto nell'impegno universalistico del liberalismo che Sklar promuove. Quando preparavo questa relazione, a un certo punto ho pensato, quando lavoravo sui modelli di giustizia ideali e invece l'accento che Sklar insistentemente pone sulla questione delle ingiustizia, e quindi sulla necessità di rivolgersi a quello, mi è venuto in mente un modello di giustizia un po' particolare, che qualcuno di voi sicuramente conosce, che è il modello di giustizia transizionale, la transitional justice. Tutti quei casi in cui si trovano i paesi in fase di democratizzazione. Il Sudafrica è il caso per eccellenza, no? Cosa succede quando un paese passa da un passato di autoritarismi a un presente di democratico? Che cosa succede in quella fase di transizione in cui bisogna fare giustizia rispetto a un passato di regime e di crimini? Quando, come per esempio fu nel caso del Sudafrica, i governanti nella Repubblica Democratica Sudafricana erano in parte gli stessi che mesi prima facevano parte del regime. Cioè, come fare per conciliare diciamo così, come fare per conciliare crimini, come fare per fare un passaggio nei cosiddetti sistemi di democratizzazione. Esattamente penso che questo sia ricalchi un po'
quello cui fa riferimento lei, cioè esiste, come dire, una necessità di fare giustizia dal punto di vista locale, ma questo naturalmente non basta, le tutele locali, nazionali non bastano ed è la ragione per cui si pensa agli organismi sovranazionali, internazionali, che dovrebbero essere, chiamiamoli super partes, piuttosto che, e che però appunto penso abbiano ancora, come dire, molta strada da fare per essere efficaci oltre che effettivi, perché come vediamo si muovono con molta difficoltà e con molta lentezza e con molte cautele naturalmente. Però ecco, penso che il caso dei paesi in via di democratizzazione sia utile anche per capire che esistono dei modelli di giustizia non ideali, come la giustizia di transizione, che deve lavorare appunto in contesti in cui bisogna dar conto di crimini che sono stati commessi, penso al caso sudafricano, al caso della Commissione Verità e Riconciliazione, che è stato un caso molto, 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 cioè, e tra l'altro le Commissioni Verità e Riconciliazione sono tante nel mondo, e si occupano precisamente di questo, cioè di come fare per far giustizia rispetto a crudeltà commesse, che chiedono appunto compensi, che non sono sempre, come dire, non sono sempre, non possono essere sempre onorati solo dalla giustizia di tipo retributivo. Infatti c'è una giustizia che si chiama giustizia restaurativa, che lavora in luoghi diversi rispetto ai tribunali. Lavora, per esempio, nel caso sudafricano, lavora alla riconciliazione con misure diverse. Per esempio, la richiesta di perdono, per esempio, la richiesta di confessioni pubbliche. Però questo, vabbè, è un altro tema e mi sto portando troppo fuori dal nostro seminato. Comunque, sì, penso che Shklar possa essere utile per lavorare anche su queste istanze internazionali, sulla necessità di rafforzarle, perché se fossero più forti avremmo molti meno problemi e li avremmo avuti anche in passato meno problemi. C'è una manina gialla, c'è una manina. Ah, eccolo lì, è qui, Ah sì? è qui con me. Sì, Ma allora si faccia vedere, che così Ti non. faccio. Ah sì, si vede, No, si vede, mi sono appositamente collegato. Mi senti? La mia voce si sente? si vede. Ongo, ma si sente, sì. Ok, no, se no viene qua. No, è appunto per non mettermi a fianco Ma la no, professoressa. faccio. No, 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 ma tanto Ok, intanto volevo. se non sentono, Però ripeto. sarebbe il È una. caso, professoressa, almeno ci abbiamo la bella e la bestia, ecco, Venga qua, evitiamo. venga qua a fare la domanda. No, Io ma no, ma così sapete. faccio due passi. No, vabbè, perché però, scusate, mi sono messo qui, adesso mi tolgo. Però mi vado a usare Vabbè, ci sta, devo buttare il telefono, perché qua mi mettete pure. Io non uso mai il telefono per queste cose, e quindi, ecco, togliamo. Bene, vai dietro, Niente, raccontaci. allora, io volevo intanto ringraziare, visto che sono qui, la professoressa, per la lezione davvero esauriente, ma soprattutto di straordinaria attualità, no? E difatti noi abbiamo affrontato dei temi che intanto sentiamo vicinissimi, come dopo tutta l'esperienza della pandemia e quella della guerra, sono due temi che fanno proprio un esempio classico di quello che è la paura. E quindi il voler Irrazionale difesa. anche, E io ci tengo ad accoppiare a questo concetto che ci ha rappresentato anche molto importante quello della percezione, perché il discorso della percezione è quello che comporta la paura. Ma perché dico questo? Dico questo perché poi vorrei arrivare al come un liberale possa affrontare questi problemi. E quindi io aggiungo un terzo tema che di attualità nel nostro paese, ma che a causa di una percezione alterata dal mondo dell'informazione, noi non stiamo affrontando con la dovuta gravità, che è quello della giustizia,
sul quale dovremmo esprimerci teoricamente nel prossimo referendum di giugno. Ecco allora che ci si domanda perché, soprattutto in Italia, ci sia una concezione monotematica dell'informazione. Io ultimamente, soprattutto in questo periodo, mi sono trovato a viaggiare spesso all'estero e anche quando sono in Italia consulto i quotidiani stranieri e vedo che al tema del giorno vengono dedicate molto meno pagine di quelle che vengono dedicate ai quotidiani italiani, cioè oggi sono monopolizzati dalla guerra, ieri erano monopolizzati da Covid, poi noi dimentichiamo tutta una serie di temi, sia internazionali, per esempio gli altri quasi 60 conflitti che ci sono nel mondo, sia sulle problematiche di tipo politico, non so, anche quelle più importanti, tipo poco il dibattito sul confronto che c'è in Francia in questo momento tra i due presidenti, ma noi soprattutto non stiamo parlando di quelli che sono i problemi, per esempio, della giustizia in Italia, dove la percezione del cittadino si fa sempre più aleatoria, della serie, ma sì, che ce ne frega adesso, i problemi della giustizia sono secondari, dobbiamo pensare alla nostra salute, dobbiamo pensare alla bomba atomica, eccetera. Allora lì, dov'è che secondo è importante recuperare gli anticorpi? Bisogna che il cittadino impari, e questo è importante soprattutto purtroppo dalla scuola, imparare ad usare un proprio senso critico, cioè la possibilità di confrontare le notizie e saperle affrontare. Lei lo ha detto nei vari temi, quindi è importante, secondo me questi sono i veri anticorpi che dobbiamo sviluppare. Volevo solo dire questo, poi tra l'altro mi scuso, poi fra un po' dovremo andare perché abbiamo anche un altro dibattito del centro Pannunzio qui vicino. Grazie. Eccomi, sì, grazie, La è vero. convenite acuta, la convenite acuta, vede che corre da un convegno all'altro. Ecco, Sì, benissimo. beh, Ma Edo Torino offre questo e altro. e Matteo sono i nostri punti di forza nel nord Italia. Ecco. Sì, Professoressa, scusa. no, assolutamente d'accordo, soprattutto rispetto diciamo così, a quale dovrebbe essere l'origine della cultura civica dell'informazione. Io un paio di settimane fa ho fatto dei laboratori nelle scuole superiori di Torino e ho scoperto, per esempio, che appunto l'educazione civica, un tempo si faceva educazione civica, l'educazione civica, cioè la riflessione intorno ai temi etici, è delegata a questi laboratori che comunque sono esterni ai programmi didattici. Questo vuol dire che la scuola non dedica più tanto spazio a questo tipo di attenzione. Per cui come dire, in una smart society in cui è sempre più difficile informarsi, non perché non abbiamo fonti di informazione. Io non credo tanto che non ci sia un pluralismo dell'informazione. Il punto è che bisogna, come quando si fa una tesi, bisogna seguire la pista bibliografica giusta, anche per informarsi bisogna andare a cercare nei posti giusti. E in questo l'abbondanza talvolta non è sempre garanzia di qualità, ahimè. Per cui sono assolutamente d'accordo anche appunto concentrare l'attenzione, per carità, cioè, però è vero, però tra 3 giorni, a seconda di come andranno le presidenziali in Francia, cambierà anche in qualche modo l'orientamento di un'Europa che forse sta recuperando un minimo di soggettività e di identità. E quindi sì, questo è vero. È difficile essere informati. E costa tempo, non so come dire, costa anche elaborazione, no? Io a volte non mi trovo proprio a mio agio nel tempo concesso da un tweet. Faccio un po' fatica, faccio fatica perché ho bisogno di tempo per elaborare e per quindi riflettere. Però forse è segno dell'età. Troppo grande, Sì, quindi. io sono nata anche in un giorno un po' particolare. Se c'è qualche altra domanda, io sono qua. Professor Morbelli, se no lascio a lei la Ma io palla. se, Sì.
La palla, io sono solamente dei consigli per gli acquisti. Il finalino c'è sempre un po' di pubblicità, ecco, questa è autopubblicità. Bene, allora ci fermiamo qui perché beh, comunque è stata una bella cavalcata la sua, ci ha portato in giro. Non, siamo partiti dal Baltico, Dalla passato il Lettonia. Giappone, ho sentito che insomma, però ci siamo fermati poi in America. E allora a tutti i ragazzi l'appuntamento è martedì prossimo, sempre alle 17, perché siamo ormai le ultime lezioni sono tutte alle ore 17. Ci troviamo, chi sta a Roma può venire in Confedilizia ad assistere alla lezione di Pietro Paganini e parleremo di Karl Popper, uno dei giganti del liberalismo recente, ecco, perché non pensate che questi a un certo punto uscì fuori che i liberali erano finiti, non pensava più nessuno. Poi ci si è accorti che si erano dimenticati in Italia, che esistevano Popper, von Hayek e così via, insomma, von Mises, ce n'erano tantissimi e continuano. Quindi è una di quelle correnti di pensiero che non mi sembra che sia mai entrata in crisi. Bene, noi ci vediamo allora martedì prossimo per la terz'ultima lezione e poi ci salutiamo, anche se, come ho detto, soprattutto a vantaggio di coloro che sono un po' sotto le 14 presenze, ci sarà anche un'aggiuntina a maggio con la presentazione di quel libro di Polito. Bene, grazie ancora alla professoressa Beatrice Grazie a Magni che voi, abbiamo grazie a voi. Sì, conosciuto, che abbiamo conosciuto, adesso la tritureremo, sarà ruolata per tutte le ma battaglie. io Va sono, bene? ero già stata ruolata in passato, quindi sono assolutamente, assolutamente disponibile. È Grazie, grazie vero, a ah, voi. A vorrei venire in Torino? A Torino? Torino, sì, a Torino, a Torino va Torino, benissimo. Torino, visto che... Ma io vengo anche a Roma, eh. Vengo proprio... Vado anche a Matera. Va Anche, bene, ecco, grazie. venga Matera che saremo una baracca di lì, sarà divertente. Correremo tra i sassi, correremo tra i sassi. Alla trattoria. A Grazie presto, buona serata e ancora a buon fine tutti, settimana. arrivederci a martedì prossimo. Arrivederci. Di nuovo.